A volte nulla è più poetico di un rotolo di carta igienica. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video nuovo fatto apposta per voi. Bugia. Un video nuovo fatto apposta per me. Sì, perché oggi, dopo tanto tempo, devo dire, perché oggi, dopo un bel po' di tempo, mi sono emozionata guardando sul web a vedere una forma di arte che non avevo mai visto e che mi ha lasciato a bocca aperta. E sì, la crea un artista francese che si chiama Anastasia Elias. Lei cosa fa? Non fa altro che istoriare dei semplicissimi, banalissimi e poverissimi rotoli di carta igienica, inserendo all'interno dei paesaggi, delle storie che diano un'ambientazione tridimensionale. Guardate, questo l'ho fatto io, non si vedrà nulla da questa distanza, ma all'interno del rotolo c'è tutta la storia che ora andremo a raccontare insieme, spostandoci sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro omaggio ad Anastasia Elias. È solo un omaggio, è come se io stessi ridipingendo un quadro di Van Gogh. Non voglio assolutamente arrogarmi il merito di star creando nulla di nuovo, sto semplicemente calcando le orme di quella che secondo me è una bellissima intuizione artistica. Naturalmente il soggetto che andrò a fare non lo andrò a copiare dalla nostra artista, ma cercherò di fare qualcosa di nuovo anche per darvi qualche spunto in più e per farvi capire come può nascere un soggetto in più in prospettiva 3D. Cosa ci occorre? Dell'attaccatutto, un rotolo di carta igienica, un buon paio di forbicine, una matita, la gomma che sarà sicuramente necessaria e della carta pacchi. Io ho una carta pacchi abbastanza sottile e più sottile la carta più difficile viene il lavoro, quindi per ovviare a questo problema e non spendere soldi in carta pacchi ma fare tutto a un qualcosa di estremamente riciclato, potete usare anche la busta di carta, quella della spesa, quella dove si mette il pane che è un po' più spessa, o la frutta, o addirittura le buste della Auchan, quelle con i manici di cartone, che hanno proprio questo colore da carta pacchi e che sono però molto più grammate di questa, quindi in pratica la figura starà dritta automaticamente nel momento in cui l'andrete a inserire. Come prima cosa abbiamo detto che io avrò 6 piani da disegnare e quindi disegno 6 rollini, 6 cerchi, diciamo così. In questa quinta scenica voglio rappresentare Poti che guarda la luna, perché mio figlio guarda spesso la luna. Allora, in primo piano farò soltanto un cespuglietto, così. Anzi, ve lo porterò anche un po' più avanti, così. Nel secondo metterò proprio lui, e allora, e lo appoggerò qui. Quindi dovrò fare in modo che, facendo il disegno, io abbia la possibilità di capire che queste parti poi vanno incollate nei margini, visto? Tagliandole già così, andranno direttamente nei margini, belle ad alloggiarsi perfettamente. Adesso disegniamo Poti che guarda la luna. Il testone tondo, ok, e qui c'è il bimbo disegnato. Adesso nel terzo, da questa parte, faremo un alberello. E adesso invece in quello dopo facciamo
un altro cespuglietto, però un po' più ispido, perché voglio creare un'atmosfera notturna un po' fiabesca da bosco. Qui facciamo una nuvoletta. E qui invece facciamo la nostra luna. È una collina. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci siamo. Adesso cominciamo a ritagliare tutti i nostri soggetti. La parte più importante è proprio questa, perché deve mantenere la stessa curvatura del rotolo, essendo la parte che poi andrà incollata. Tutto il resto non ci serve, quindi ritagliamo bene il nostro cespuglio. Ok, e togliamo le tracce di matita dando dei leggeri colpetti di gomma e tagliamo il secondo soggetto. La cosa difficile è ritagliare lasciando il senso del disegno, perché nel disegno tutto viene molto arricchito dalle linee, anche dall'essere grasso della matita, insomma, no? Che dà un po' di spessore, profondità, bellezza a tutto quello che facciamo. Col suo dito che punta la luna, vedete? Adesso tagliamo l'alberello. Oh mamma mia, se siete miopi non so come aiutarvi. Bisogna avere una buona vista. È un'ottima pazienza, diciamo così. Il nostro alberello è pronto. Qui vado veloce perché ho poco da farvi vedere, dipende tutto da come riuscite con nettezza a ritagliare il disegno che avrete creato voi. E l'unica cosa che posso dirvi è che se non sapete creare un disegno così specifico in pochi tratti, cioè che sintetizzi la scena con semplicemente l'orma, guardate un po' su internet non solo i lavori di Anastasia Elias, ma anche tutti quei lavori tipo tutti quei lavori in bianco e nero, in positivo e negativo, che possono darvi l'idea di come creare le ombre senza avere grandi strumenti a disposizione, quindi semplicemente il colore bianco e il colore nero, perché su questo si gioca, su luci e ombre. Thank you.
la nostra storia è pronta, andiamola a disegnare. Oh mamma, sarà difficilissimo farvi vedere quello che sto facendo. Come prima cosa metto l'attaccatutto a portata di mano. Quindi guardate cosa faccio io: prendo un po' di scotch carta, lo attacco qui e su di esso metto un po' di attaccatutto, così proteggo il piano da lavoro. Io ce l'ho a portata di mano e comincio a riempire dai piani di mezzo verso l'esterno, quindi proprio vado quasi dal più profondo fino al più vicino a me. Comincio quindi con il mio alberello, lo prendo, ne bagno la radice sulla colla, così ne bagno anche qualche frondina che penso possa arrivare a toccare il margine dell'esterno, e aiutandomi con le pinzette lo inserisco fino alla profondità desiderata. Ok, adesso dal di dietro lo alzo, oddio per me è difficilissimo farvelo vedere così, e lo posiziono per bene. Eccolo qua, vedete? Quindi prima la parte centrale, adesso la parte subito avanti, che sarà appunto il cespuglio di mezzo, infilo. E quando arrivo a destinazione mi fermo e lo inclino. Voilà! È giunto il momento di mettere potino. Ciao amore! Prendiamo i piedini, intingiamoli nella colla. Ben bene. Tacchete. Eccolo. Ed eccolo qui. A questo punto mettiamo un cespuglietto qui, più basso del precedente. Io rinfranco la colla perché già quella è più che asciutta e gomma. Sempre con la pinzetta bagno tutti i margini e vado ad inserirlo proprio qui, ad arricchire l'imboccatura della nostra scena. Eccolo qui. Adesso manca la luna, la nuvoletta e le colline. Eccole. E andiamo a inserirle. In primis la nuvoletta. E adesso manca soltanto la luna. La luna. E le colline. A chiudere la scena, un po' a finire e rifinire la nostra storia. Ed ecco Poti che guarda la luna. Ora cercherò di farvi delle immagini che vi facciano ben vedere il paesaggio e noi ci vediamo dopo. Della creatività, avete visto come della carta, un rotolo di carta igienica, possa diventare veramente arte? E sfido chiunque a dire che questo non lo sia. Quando mi chiedete molto spesso perché Arte per te sta attenzionando anche tutto l'universo della carta, della creatività, dell'hobbistica, bene, questa è la risposta, perché
questo settore dell'arte è un settore di più facile fruizione da parte vostra, nel senso che molto spesso c'è il preconcetto che per dipingere bisogna essere predisposti, per disegnare bisogna essere predisposti, e sull'onda di questo preconcetto neanche ci provate. Io vi dico, non è vero, provateci, perché la pittura, il disegno sono soprattutto tecnica, ma per vincere questo preconcetto ci vuole qualcosa che vi avvicini alla creatività, che vi avvicini ai materiali, al piacere di creare qualcosa. E quindi ecco un fiorire di bigliettini, un fiorire di crafting, di scrapbooking sul canale di Arte per Te, perché queste sono tecniche semplici di facile acquisizione che avvicinano all'arte. È un po' il mio specchietto per le allodole, diciamo così. E ve lo dico in tutta sincerità ed onestà. Io non penso che ci siano delle forme di arte superiori ad altre, penso che ci siano dei modi di espressione superiori ad altri. Quello di Anastasia Elias è un modo di manipolare la carta creandone delle vere e proprie sculture che mi ha lasciato a bocca aperta. È suggestivo, è poetico, racconta fabula, ti ipnotizza, catalizza l'attenzione e quindi per me è arte. E ho voluto omaggiarla con questo tutorial di Arte per Te, non soltanto tanto per far conoscere a chi mi segue, e magari voi già la conoscete e io ignorantemente no, ma comunque per far conoscere a chi tra di voi ancora non la conoscesse sia questa bravissima artista, sia e soprattutto questa nuova forma di arte con la carta. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, spero che abbiate tutti il coraggio di rompere le frontiere dell'imbarazzo e accostarvi all'arte e alla creatività, perché l'arte è per tutti, l'arte è per te che mi stai guardando. Anche tu sei capace di fare delle cose bellissime, basta che ti siedi e le fai. Piano piano con l'esercizio diverrà tutto più bello e tutto più pratico. Bene, io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook per il corso di disegno e tante tante chiacchiere insieme. Vi aspetto su Instagram, venite a trovarmi su Instagram, lì pubblico tante fotine carine. Vi aspetto su tutti quindi i social, di cui metto il link qui sotto nel box informazione. Vi aspetto sul mio secondo canale, quello che gestisco con mio marito, quel golosone di Gabriele, Due Cuori e Una Cappa, dove lì si parla di cucina. E mi raccomando, fatemi sentire sempre il vostro affetto con un bel pollice in su, tanti commenti e tante condivisioni. Io lo so che mi volete bene a prescindere da questo, ma questo giova al canale per rimanere su a galla nelle visualizzazioni in questo mare di YouTube che sta diventando sempre più vasto. E allora io vi rimando al prossimo video, vi mando un grande bacio da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!